Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Oggi vedremo una funzionalità davvero interessante, cioè come attivare il disegno simmetrico sia su Photoshop sia su GIMP. Dunque, questo è Photoshop, questa è la versione Photoshop CC. Ovviamente la presenza del disegno simmetrico è sicura anche nelle versioni successive e anche in moltissime delle versioni precedenti. Dunque, per attivare il disegno simmetrico in Photoshop, anzitutto non vi spiego nemmeno cosa sia il disegno simmetrico, ma ve ne accorgerete immediatamente. Proviamo a creare un progetto in bianco, ma ovviamente lo possiamo fare il disegno simmetrico anche su una immagine, su qualsiasi altra cosa. Andiamo quindi su File, Nuovo, creiamo un progetto, ad esempio di 1920x1080 pixel, con lo sfondo bianco, per essere più chiari, si va su Crea. E questo è il progetto, il foglio di lavoro. Se io scelgo il pennello, scelgo un colore, per esempio rosso, se io traccio un qualcosa, come vedete, viene un risultato di questo genere. Eliminiamolo. E adesso applichiamo invece un disegno simmetrico. Si va su questa iconcina, vedete, nel momento in cui si seleziona il pennello c'è questa iconcina qua, di una palla divisa in due. Imposta le opzioni di simmetria per la pittura. Ci clicco sopra. E attualmente la simmetria è disattivata, io posso scegliere simmetria verticale, orizzontale, due assi, diagonale, linea ondulata, cerchio, spirale, linee parallele, radiale e mandala. Le vediamo tutte verticale. Ci clicco sopra, ecco, la simmetria verticale, magari sposto così, per avere una simmetria verticale, diciamo, al centro. Se io adesso disegno sulla sinistra, automaticamente il disegno verrà spostato anche sulla destra. Io naturalmente scelgo il pennello, scelgo naturalmente la dimensione del pennello, io disegno sulla sinistra e il disegno verrà anche sulla destra. Vedete? Per esempio, se uno vuole creare un cuore, semplicemente facendo così viene un cuore assolutamente simmetrico e questa è la simmetria verticale. Adesso vediamo la simmetria orizzontale, si va su orizzontale. Viene creato appunto questa riga orizzontale. Io posso spostare la riga dove mi pare. Posso anche dipingere, cambiamo colore. Scelgo il pennello naturalmente. Cambio colore, scegliamo magari un blu. Passo OK. E come vedete, simmetricamente viene inserito lo stesso disegno anche nella parte in basso. Posso naturalmente fare altre cose. Posso cambiare nuovamente colore e fare un altro segno, cambiare ancora colore e così via. Adesso vediamo un'altra simmetria. Andiamo sulla simmetria a due assi. Si crea praticamente una specie di sistema cartesiano ortogonale. Magari portiamo gli assi a coincidere. A questo punto io posso disegnare in uno dei quattro quadranti e il disegno si vedrà anche negli altri tre. Facciamo un cerchio, come vedete, in maniera simmetrica rispetto agli altri tre quadranti. Posso magari cambiare colore e posso fare così, per esempio. Come vedete, si creano dei disegni in maniera piuttosto semplice, in maniera simmetrica. Adesso vediamo un'altra situazione. Eliminiamo. Andiamo a vedere la simmetria diagonale. Ovviamente il discorso è praticamente lo stesso, soltanto che adesso la simmetria avviene secondo quest'asse qua. Scelgo per esempio il pennello, se io disegno sopra verrà mostrato simmetricamente rispetto a questa linea. In questo modo, vedete? Annulliamo. C'è poi la simmetria della linea ondulata. Questa è la linea ondulata, si può anche aumentare, si può anche cambiare la direzione, così per esempio farla diventare più diagonale. Se io disegno quassù, chiaramente verrà secondo questa simmetria non proprio retta, ma curva, verrà creato lo stesso disegno nella parte opposta. Scelgo il pennello, scelgo il colore per esempio viola, ok, vedete, viene mostrata, disegno sotto la stessa cosa. La simmetria è secondo questa linea curva. Guardiamo un'altra simmetria. La simmetria a cerchio, anche questa si capisce bene cosa sia. Se io disegno all'interno del cerchio, verrà mostrato all'esterno. Scegliamo sempre il pennello, lasciamo il colore viola, disegno all'interno del cerchio, vedete, verrà mostrato all'esterno. Chiaramente
la dimensione è diversa per ovvie ragioni, in quanto l'esterno è più grande. Se io vado più internamente, vedete un piccolo disegno all'interno, si vede in maniera completamente diversa all'esterno. Vedete? Questa è la simmetria circolare. Eliminiamola. Adesso c'è la simmetria a spirale, che questa chiaramente si capisce cos'è, anche se mi sembra un po' difficile utilizzarla, però io posso disegnare all'interno, così, e praticamente il disegno viene spostato anche all'esterno della linea. Questo modo. Questa è la simmetria spirale. E adesso ci sono la simmetria delle linee parallele, qui si possono spostare le linee parallele dove ci pare. Per esempio, se io disegno all'interno delle linee parallele, così per esempio, viene visualizzata il disegno anche all'esterno, in entrambi i lati. Eliminiamo. Poi c'è la simmetria radiale, questo si capisce. Si possono scegliere il numero di segmenti, in questo caso sono 5. Aumentiamo, facciamo 7, andiamo su ok, ecco qua, questi sono 7 segmenti, basta che io faccia un disegno, adesso scelgo il pennello, su un segmento, automaticamente lo stesso disegno verrà mostrato in tutti gli altri 7 segmenti, scegliamo un colore rosso per esempio. Questo sistema è utile se uno vuole creare dei pattern, vedete, sono pattern simmetrici, annulliamo e adesso scegliamo la simmetria mandala, credo la pronuncia sia sulla penultima come piana, parola piana, ma simmetria mandala. Anche qui in questo caso bisogna scegliere il numero di segmenti, lasciamo 3 stavolta. Ecco qua la simmetria mandala che è, adesso vi faccio vedere che cos'è. Io se disegno da una parte, vedete che viene una simmetria con questa linea simmetrica e a sua volta poi viene ripetuta anche da altre parti. In sostanza, se io faccio un tratto, ne vengono 6, si possono anche contare, perché io ho scelto 3 come il numero di simmetria mandala, faccio un tratto qui e ne vengono 6, vedete? Per ogni tratto ne vengono 6 perché ho scelto 3, se sceglievo magari 5 ne vengono 10. Questa è la simmetria mandala, che serve per creare appunto dei disegni, dei pattern simmetrici. Eliminiamo la simmetria mandala e chiaramente poi si può scegliere simmetria disattivata per non avere nessuna simmetria. Questa adesso è attivata, adesso è disattivata. E adesso vediamo come procedere con GIMP. Chiaramente questa puntualità con GIMP esiste da partire dalla versione 2.10, quindi andiamo su aiuto, informazioni su GIMP, quindi vedete 2.10 c'è questa funzionalità del disegno simmetrico. Si crea un progetto, file nuova, lasciamo 1920x1080, opzioni avanzate, si mette bianco, anche qui per semplicità si va su ok, CTRL shift il lungo per visualizzare tutta pagina, si sceglie oltre al pennello, chiaramente possiamo scegliere anche la matita, anche l'aerografo, con GIMP si possono creare disegni simmetrici non solo con il pennello ma anche con altri strumenti di disegno naturalmente. Scegliamo per semplicità il pennello, selezioniamo un pennello duro per esempio e scegliamo anche la dimensione, un po' più piccola, ecco, così è più semplice. Scegliamo il colore, scegliamo questo un blu, andiamo su ok. Come si fa a impostare la simmetria? Si deve andare su finestre, pannelli agganciabili. E ci dovrebbe essere il disegno simmetrico, eccolo qua, disegno simmetrico, si clicca sopra per visualizzarlo, ecco qua, viene visualizzato qua in questo pannello, questo è il disegno simmetrico, attualmente vedete simmetria nessuna, io quindi se faccio un disegno qua non succede niente, semplicemente, però se io a simmetria ci metto specchio, ecco che adesso posso creare una simmetria specchiata e posso scegliere se specchiarla orizzontalmente, verticalmente oppure attraverso una simmetria centrale. Facciamo prima la simmetria orizzontale,
Vedete, si vede una linea orizzontale, io disegno sopra e automaticamente viene disegnato anche sotto. Posso anche annullare e invece adesso impostare una simmetria verticale. Chiaramente il concetto è lo stesso. Annullo. Posso impostare contemporaneamente due simmetrie, per esempio simmetria orizzontale e simmetria verticale. In questo caso, vedete, allora basterà disegnare qualcosa in un quadrante. E automaticamente verrà disegnato anche nei dati due quadrati, cioè con una simmetria verticale in questo senso, con una simmetria orizzontale in quest'altro senso. C'è anche in questo caso la simmetria centrale, vediamo un po' come funziona. Mettiamo la simmetria centrale, io disegno qui e viene mostrato lo stesso disegno, però simmetrico rispetto al punto centrale. Vedete? Questa è la simmetria centrale. Posso anche mettere più simmetrie, magari invece della simmetria a specchio, possiamo scegliere la simmetria a piastrellatura. La simmetria a piastrellatura è molto interessante. Io devo impostare l'intervallo dell'X e l'intervallo dell'Y della piastrellatura. Poniamo un intervallo di 200 per l'intervallo dell'X, più o meno, e anche un intervallo simile per l'Y. Scelgo naturalmente il colore del pennello, scegliamo questa volta un giallo, faccio ok. Cosa succede? Io faccio un disegno qui, vedete? Viene piastrellato dopo 215,43 nelle asse X e dopo 224,30 nelle asse Y. Posso cambiare colore, scegliere un blu, fare così, poi cambio ancora colore, scelgo un rosso. Come vedete, si possono creare dei disegni molto interessanti con la piastrellatura. Eliminiamo la piastrellatura e scegliamo la simmetria mandala, si clicca sopra. Qui si imposta il centro delle ordinate e delle ascisse, quello classico nel centro del foglio. Il numero di punti sono 6, possiamo cambiare il numero di punti, 5, fare 5, 6, 7, quello che ci pare. Lasciamo 6. Cosa succede? Se io traccio un qualcosa qui in un quadrante, automaticamente vengono fuori altri 6, in totale vengono fuori 6 disegni, perché ho impostato 6 come numero di punti. Andiamo al pennello, se io sceglievo magari 10, ecco che succede, vengono fuori 10 disegni. Questa è la simmetria mandala. Piuttosto interessante e naturalmente serve per creare dei disegni complessi, molto complessi ma simmetrici. E questo è tutto per quanto riguarda la simmetria anche su GIMP. Abbiamo visto come funziona su Photoshop e forse quella su GIMP è addirittura migliore. E questo è tutto, alla prossima volta.